Sea kayaking lungo la riviera del Conero. Day 6, sesta giornata. Ok. 7 agosto 2024. Si parte per un'altra giornata in kayak. E a quest'ora il mare si è trasportato, poco da dire. Però ieri, dopo che ero andato via dalla spiaggia, verso le 5, pare che le mucillagini siano arrivate anche al mare. Riprese con GoPro Hero 11 in 4K 60 fps Hyperview. In questo video vedremo il ritorno da Mezzavalle a Portonovo. Siamo fermi per una tappa a Mezzavalle e poi inizieremo il ritorno. Oggi abbiamo fatto una cosa diversa dal solito, ovvero le riprese le faremo lungo la strada del ritorno, e purtroppo devo dire che anche all'andata c'erano parecchie mucillagini, quindi al ritorno mi aspetto una cosa davvero tosta. Bagnettino. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche. E già che ci siete, condividete sui social i video che preferite. Se volete, potete seguirmi su Strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio. Volendo, potete seguirmi anche su Instagram, dove trovate foto e reel. Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo. Ho qui un bel primo piano per la nuova pagaia, la Greenland della Lab Outdoor, palle, versione regola, ovvero fatta dalla Yarlab per e vai, ora si riparte, eh? Un'ultima inquadratura a Micaia. Bella spiaggia. E da riva non lo vedevamo, ma a pochi metri da riva già c'è mucillagine. Ok, percorso inverso rispetto all'andata. E sono sempre sul mio Evolution 2.0 in Carbon Kevlar Vacuum System Infusion della Nautica Manila, con la mia nuova pagaia Greenland, la Kallek della Gearlab Outdoors, versione Rebel da 230 cm, 730 grammi di peso in carbonio ovviamente. Un po' di schiumetta mista a mucillagine. Quella schiumetta è una produzione della mucillagine, questo tipo di schiumetta. Qui un tratto spettacolare, bello, libero dalla mucillagine, limpido, godiamocelo. Quasi libero, perché a guardar bene c'è qualche traccia di mucillagine. Ed ecco qua, mucillagine a go-go. Ok, passiamo un po' larghi.
E qui la situazione è così, eh. Qui ci stiamo avvicinando a Porto Novo e la situazione peggiora. Qui sono messi peggio. Mamma mia. Insomma, Porto Novo non sta messa bene. Poi se fa come un paio di settimane fa che era arrivata la corrente fredda, quella le fa sparire. Qui adesso c'è un tratto pulito. Beh, voglio dire, non è che sia tutto con le mucillate. O meglio, ci sono diffuse. In alcuni punti, probabilmente a causa delle correnti, si addensano e fanno queste chiazze che stiamo per vederne un'altra. E nel corso della giornata ovviamente si raggruppano sempre di più e peggiorano. Quindi al mattino sicuramente c'è sempre la situazione migliore. Poi in alcuni punti
c'è poco da fare, per via delle correnti si concentrano. Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati, guarda altri video, ce ne sono di vari generi, i video di questo giro continuano, ciao, alla prossima!